Ciao bambini, benvenuti al nostro consueto appuntamento. Leone è pronto per sentire una nuova favola. E voi, siete pronti? Sì? Benissimo. Allora stasera vi racconto il ciuccio di Ciccio. Cominciamo. Ciccio era un coccodrillino che aveva sempre il ciuccio in bocca. Sei troppo grande, gli diceva la mamma, e ogni volta cercava di sfilarglielo dalla bocca. Andrai a scuola e tutti rideranno di te, insisteva. Non credo proprio, rispose il piccolo Ciccio. E se lo faranno, farò loro capire che non sono meno pericoloso anche se ho in bocca il ciuccio, diceva il cucciolo mostrando gli affilatissimi dentini. In realtà Ciccio era buonissimo e non voleva far paura a nessuno. Per la verità era lui ad aver paura del mondo. E gli sembrava che a tenere il ciuccio in bocca gli venisse un poco di coraggio. Era come avere una spada anche se fatta di gomma. «Dobbiamo chiamare l'omino dei ciucci», disse un giorno la mamma disperata a suo marito. «Ma chi è?» rispose papà. «Non conosci l'omino dei ciucci?» si stupì lei. «Ma è il signore che raccoglie i ciucci dei cuccioli che sono troppo grandi e li porta a quelli più piccini». Il papà trovò l'idea molto buona, così telefonò all'omino dei ciucci. «Arrivo subito», rispose questo. «Proprio oggi me ne serve urgentemente uno da coccodrillino». Così la mamma chiamò Ciccio, lo fece sedere sulle ginocchia e cominciò a spiegargli la situazione. «Ti devo dire una cosa. Non sarà ancora la storia del ciuccio, vero?» si insospettì il coccodrillino, che aveva un po' intuito la situazione. «In verità sì, stanno venendo a prenderlo», confessò la mamma. Ciccio però si arrabbiò. «No, non lascerò mai il mio ciuccio». «Ascolta», rispose la mamma, «c'è un ospedale dove ci sono tanti cuccioli di tutte le razze. Alcuni sono lì perché sono appena nati, altri invece non stanno affatto bene e tra di loro ce n'è uno come te, però più piccino, che piange perché ha bisogno del ciuccio e non ce l'ha», spiegò la mamma in tono serio, e in quel momento suonarono il campanello, era l'omino dei ciucci. Aveva una divisa e un enorme sacco pieno di ciucci di tutte le forme e dimensioni. Ognuno era adatto a un animaletto diverso. Allora Ciccio pensò a quel povero coccodrillino che era ammalato e non aveva nessuno che lo consolava. Guardò l'omino, che capì cosa stava succedendo in Ciccio, e con delicatezza gli prese il ciuccio. «Bravo, sei un coccodrillino generoso!» Mamma e papà applaudirono con gioia, «siamo proprio fieri di te!» E in quel momento Ciccio fece una gran bella scoperta. Scoprì che senza ciuccio si sorride molto meglio. La favola è finita. Noi vi salutiamo, alla prossima!